sensazione che questa comunità di genitori ha oggi è quella che si stia cercando di dare, e questo diciamocelo, in forza del movimento che abbiamo messo in piedi, una risposta a posteriori a una decisione politica già presa che è emersa non si sa come, perché a oggi io non ho memoria di una comunicazione formale che ci sia stata prima delle voci sui problemi che riguardano questo asilo. Non sono più solamente i genitori di Matrignano a chiedere risposte sul futuro dell'asilo L'Aquilone, ma l'intera comunità che si è presentata al circolino di Staggiano venerdì sera per un incontro pubblico, al quale ha preso parte l'assessore Lucia Tanti, la dirigente del servizio scolastico ed ovviamente le famiglie dei piccoli che frequentano la scuola materna. Perché si deve andare alla clinica per forza così inquadrata? Dove l'altro giorno ci sono andato a portare le iscrizioni, avevamo perso una classe. Un genitore andava a ritirare il formato. Abbiamo chiesto che, siccome l'amministrazione afferma che la scuola è una scuola sicura, che ha bisogno di una messa a norma, abbiamo chiesto che i nostri bambini rimangano per il momento dove stanno, ma solo dietro appunto la loro continua rassicurazione che, siccome stanno lì fino a giugno, possono continuare a starci. E abbiamo chiesto soprattutto una promessa che sembra in qualche modo essere venuta. Non sappiamo, in realtà non abbiamo avuto risposte certe, quindi questo purtroppo è la prima realtà con cui ci dobbiamo scontrare. Però abbiamo chiesto una promessa che nel prossimo consiglio comunale si impegnino in modo tale che ci siano delle carte, ci siano dei documenti in cui loro ci fanno vedere che hanno una reale volontà di tenere aperta la nostra scuola. Quindi ci aspettiamo che mettano dei bandi, che facciano un progetto di ristrutturazione o addirittura hanno prospettato un rifacimento della struttura perché probabilmente meno onerosa. Per noi va benissimo il rifacimento, ma ci aspettiamo delle azioni concrete che fino ad ora non abbiamo ancora ricevuto. Questa sera era presente solo l'assessore Tanti, il vice sindaco non era presente, il sindaco per impegni evidentemente altri non è potuto essere presente, però noi ci aspettiamo questo. L'assessore ci ha dato appuntamento tra un mese, noi tra un mese saremo ancora qui. I soldi comunque non ci sono. Vengono fatte queste due o tre sezioni la pizza, poi al momento che viene a Matrignano, queste due o tre sezioni, questi soldi buttati lì, va buttati via. No, la mia intenzione vostra è comunque di ristrutturare lì e di tenerci lì sempre. Benvenuti in una nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera parleremo delle due età opposte della vita, i bambini, il caso Matrignano, e cercheremo di capire anche le politiche del Comune di Arezzo proprio per quanto riguarda la scuola, e ovviamente la scuola dell'infanzia in particolare. Poi nella seconda parte un'altra tematica dei nostri giorni, ossia la gestione degli anziani, il tema delle residenze per anziani, se ne è parlato molto anche qui con un caso specifico di Campoluci. Ovviamente cercheremo
di capire anche quali sono i numeri, visto che questi anziani una volta erano considerati i saggi, no, da preservare, e oggi purtroppo spesso invece accade il contrario. Io saluto David Faltoni, David Faltoni prima, ti ho chiamato David. Comincia a perdere. Io sono Piero Franchini. Tu sei Piero Franchini. Lui Davide Faltoni. Sei sicuro? Sì. Lui è Davide Faltoni. Sì. Salutiamo l'assessore Lucia Tanti, buonasera, che si occupa delle varie deleghe, anche appunto quella delle scuole dell'infanzia. E poi saluto e ritroviamo Alessandro Caneschi, consigliere comunale del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Allora, assessore, cominciamo proprio da questa assemblea. Abbiamo sentito le voci, no, di alcuni genitori, anche insomma abbastanza accalorate. Vi siete dati tempo un mese, quali possono essere le prospettive? Ma ci siamo dati tempo un mese perché è il caso di come dire, affrontare il tema in maniera prudente e soprattutto in maniera decisa. Quella scuola richiede una messa a norma, abbiamo intenzione di farlo, cioè abbiamo intenzione di dare conto al fatto che una volta che si analizza che esiste il bisogno di una messa a norma, non ci accontentiamo di dirlo ma cominciamo a farlo, e di questo io francamente non mi sento in colpa. La seconda considerazione che abbiamo fatto, ed è stato il tema di cui abbiamo ragionato in quell'assemblea, è che il lavoro di valutazione su tutti gli immobili della città di Arezzo, quindi Matrignano compreso ovviamente, nel caso di Matrignano ci dice che l'adeguamento e quindi la messa a norma per tramite di adeguamento ha un costo di circa 600.000 euro. Gente delle opere pubbliche anche precedentemente, ma sostanzialmente proprio a causa di questo, di questa riflessione, ha ritenuto, su nostro accordo ovviamente, di chiedere al Ministero la possibilità di trasformare questo adeguamento in rifacimento, perché, la dico brutalmente, costa meno rifarla che adeguarla. Il che ci dice che, pur essendo una situazione di sicurezza, è però una situazione in cui le mani ci vanno messe, perché già questo numero dovrebbe dire che insomma è il caso di cominciare da lì, o comunque di cominciare a farlo. E questo è il primo dato, quindi dopo un po' di anni, dove anche grazie al lavoro precedentemente partito, io questo non lo nego, ma insomma poi dopo bisogna anche arrivare a dama sulle cose, è il momento di dare concretezza delle azioni di normalizzazione e di messa a norma. Secondo aspetto, il tempo con il quale questi lavori si fanno non è calcolabile nei 3 mesi d'estate, perché voi sapete che quando si lavora sulle scuole il tempo di lavoro è 3 mesi, altrimenti si va alla sospensione dell'apertura perché non si può lavorare con i bambini dentro, questo credo che sia abbastanza ovvio. Quindi la prudenza e anche un po' di esperienza ci ha portato a dire che, non volendo, ed è questo il tema sul quale io intendo in qualche modo sottolineare l'aspetto, non volendo diminuire l'offerta formativa presente in quell'area, voi sapete che la città di Arezzo è divisa in plessi come tutte le città, quindi ogni città ha dei plessi di riferimento che fanno parte delle zone particolari di riferimento. Non volendo diminuire l'offerta formativa in quell'area, abbiamo deciso che nel momento in cui comunque ci si deve mettere le mani e la tempistica non è chiara, ma siamo certi che diventa difficile pensare al momento a 3 mesi, se poi saranno meglio, abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse quella di portare i bambini, è brutto dirlo, ma insomma di portare quell'offerta formativa presso la scuola Tricca, perché è il riferimento di plesso. Voi sapete che ogni sistema educativo, perché poi è chiaro che quando si entra nel dettaglio un po' di cose bisogna saperle, ogni sistema educativo si fonda su 2 pilastri. Uno è la sicurezza degli edifici, e su questo se ne è parlato a lungo. L'altra è la continuità educativa, cioè non cambiare il maestro o la maestra di riferimento. E l'altra cosa, che è il terzo aspetto, è non rompere un nucleo educativo che si era formato. Allora, visto che noi un disagio formalizzato e finalizzato alla messa a norma lo stiamo creando, perché è evidente che l'alternativa fare è non fare, quindi se non si fa non si chiude, ma riteniamo che sia il momento di metterci le mani, abbiamo pensato che, dovendo creare un disagio finalizzato alla messa a norma sull'aspetto dell'immobile, non ne volevamo creare un altro che era quello legato alla non continuità educativa, cioè a cambiare i maestri ai bambini per renderla in maniera brutale, e non volevamo rompere quel nucleo educativo di 52 bambini. Da qui la
la scelta di come dire, spostare a Tricca e quindi adeguarla di altre due sezioni che con quelle del 2018 faranno tre, e quindi adeguare una scuola anche alle richieste che ha di in qualche modo bacino, perché poi è vero che i bambini diminuiscono e quindi uno si chiede come fanno a non bastare le scuole, ma è anche vero che ci sono zone e zone, quella è una zona in espansione con famiglie giovani, quindi è più facile che faccia figlioli rispetto a una zona dove e che ci sia bisogno. Quindi questa è la scelta maturata da una scelta di base, che è quella di cominciare a farle le cose. Non più che mandare. Volevo chiedere a Alessandro Caneschi, cioè abbiamo visto, insomma, c'erano diversi componenti, no, dell'opposizione dentro e fuori il Consiglio presenti a questa assemblea. Ecco, da un punto di vista politico e di gestione amministrativa, che cosa non vi ha convinto, diciamo, di come è stata gestita questa operazione? Tanto una premessa che chiaramente la messa in sicurezza delle scuole e comunque degli edifici comunali è una, insomma, è un sta a cuore a tutti, penso a tutte le forze politiche, compreso chiaramente il gruppo che rappresento. Quello che ci ha sorpreso, diciamo, è stata proprio la gestione, io direi l'approssimata gestione di questo caso da parte dell'amministrazione comunale. Da una parte, nei giorni precedenti all'incontro che abbiamo visto, c'era da parte dell'assessore Tanti la ricerca di sedi alternative provvisorie per spostare i bambini per la durata dei lavori, e questo mi sembra una scelta chiaramente condivisibile. Dall'altra poi un altro esponente della Giunta, il vice sindaco Gamurrini, alla stampa dichiarava che quella scuola andava chiusa definitivamente. Ecco, penso che questo abbia generato nei genitori, nei bambini, nella città tutta una sensazione, ecco, di approssimazione da parte della Giunta Comunale. Chiaramente noi siamo, ripeto, favorevoli al fatto che venga adeguata. Personalmente ritengo che quelle risorse possano essere destinate non per essere adeguata quella scuola, ma per essere rifatta, perché non ha senso spendere tutte quelle risorse per adeguare una struttura che comunque non sarebbe mai nuova. Detto questo, quello che è venuto fuori dall'assemblea, ma quello che era anche emerso in Consiglio Comunale, perché ricordo che ci sono state varie interrogazioni su questo tema qualche giorno prima dell'iniziativa, dell'incontro a Staggiano, era, ecco, il fatto che l'amministrazione comunale avesse questa posizione, diciamo, non troppo chiara. Devo dire che nell'assemblea di Staggiano, a termine dell'assemblea, io non volevo neanche intervenire, però poi sono intervenuto per avere un ulteriore chiarimento da parte dell'assessore Tanti, e in quell'assemblea siamo comunque venuti a sapere, quindi sgombrato i dubbi sul fatto che l'amministrazione comunale voglia tenere aperto quella scuola. È un punto fermo e è una prima rassicurazione per i genitori. I genitori, e io mi sono accodato anche a questa richiesta, hanno chiesto qualcos'altro. Visto che ancora dal punto di vista tecnico e amministrativo l'amministrazione non sarebbe pronta ad iniziare i lavori, perché il progetto ancora non c'è, poi c'è da fare la gara, e premesso che le dichiarazioni da parte dell'amministrazione ci confermano che quella scuola comunque è sicura, allora a quel punto i genitori hanno chiesto perché non iniziare i lavori non a partire dal giugno di quest'anno, ma rimandare all'anno successivo l'inizio dei lavori, in quanto ormai, anche come a seguito di nulla osta di fatto da parte dell'amministrazione comunale, il bando per l'assegnazione di quei posti per l'anno scolastico che deve avvenire sono già stati assegnati. Quindi, per quella sede. Cioè, pensavano per quella. Quindi diciamo che sì. I genitori, sì, quando hanno fatto l'iscrizione, sapevano che i loro bambini andati a Matrignano. Ecco, tutto qua. Allora, dopo rispondiamo magari a questo quesito. Volevo sentire Piero Franchini e Davide Faltoni se avete domande o dite la vostra. Ma dunque io volevo dire questo, cioè purtroppo spesso si assiste a queste situazioni, per dire perché. Perché da tempo noi sappiamo tutti, e quindi chi amministra o chi non amministra, che ci sono tante cose da fare, e quindi ci sono appunto tante scuole che
non sono a norma, tante scuole che sono a rischio sismico, tante scuole per dire che... E, però, ecco, io non capisco, io stamani ho visto per dire che l'Istat ha comunicato quanto è la tassazione in Italia e quindi siamo tra dirette e indirette al 64,8%, quindi io credo che tra chi ci amministra a livello alto e chi ci amministra, diciamo, nei comuni eccetera, e con tutte queste tasse che noi paghiamo, che siamo tra l'altro il paese senza dubbio primo in Europa, io non credo che non ci sia la possibilità e non ci sia stata la possibilità di avere pensato a queste cose che sono le più importanti. I bambini perché chiaramente sono il nostro futuro, e i vecchi perché, come hai detto te prima, sono i saggi e quindi quelli che hanno fatto tanto perché questo mondo, questo paese andasse avanti, e alla fine hanno bisogno hanno necessità di essere curati. E perché? Perché quello che hanno dato credo che ne abbiano diritto. Ecco, io chiedo perché non si troverà mai un filologico, ma solo tutti i giorni battaglie politiche, che poi ora vediamo che la gente non gliene frega più niente, perché ormai, diciamo, la politica è ormai, diciamo, un rospo che la gente non ingolla più, perché abbiamo visto che questo distacco che c'è stato dalla politica e su chi dovrebbe andare a votare, che onestamente credo che bisognerà che chi ci amministra, sia ai primi livelli sia ai livelli più alti, capisca che è l'ora di finirla, è l'ora di cercare veramente di trovare soluzioni e meno chiacchiere. Poi dopo, per non parlare di quei stipendi da 7, da 170, 240, 340 mila euro all'anno, che poi i problemi sono quelli che tolgono le risorse perché non si mettono a norma le scuole, non si mettono a norma gli asili. Ecco. Si direbbero che fai demagogia. Io non faccio demagogia. Ma poi esattamente arriva sempre quello che ti dice. Sì, no, ma non, allora, non faccio demagogia, è la verità. Sì, ma sai che ti rispondono sempre così, no? Sì, allora, Davide. Allora, io conosco bene questa scuola e la prima considerazione che mi viene da fare è dove è ubicata questa scuola. Allora, questa scuola secondo me è in un punto non molto felice, sia perché è nella direttrice lì di via Anconetana, e quindi ecco la prima considerazione che faccio, perché io lì quella zona la vivo intensamente. Io non ho mai visto un genitore col bambino a piedi che portava all'asilo il bambino, ma perché effettivamente è impossibile. E dico questo perché credo, e per farò la domanda, ma invitare proprio la politica a non cercare di acquisire il consenso per forza. Allora, se questa scuola, per ristrutturarla o per ricostruirla ci vogliono enormi risorse, considerato tra le altre cose l'ubicazione che ho detto ora, il fatto stesso che secondo me quella è una zona di case sparse e quindi non so che zona effettivamente serve, perché se serve la Marchion, credo che effettivamente dalla Marchion tanto fa andare alla Tricca che andare lì. Allora, valutiamo, perché le risorse sono poche, lo diceva ora lui, già paghiamo una marea di tasse. Quindi chi fa politica forse deve avere il coraggio di dirlo, di prendere quindi... come si suol dire, il toro per le corna. Se questa ubicazione non è così felice, se non ci abbiamo tutte queste risorse da spendere, allora facciamo una valutazione, se va chiusa si chiude, e visto che comunque i bambini ci vengono portati in auto, tanto fa fare un chilometro per portarli lì che fare un chilometro e mezzo per portarli alla Tricca. Ecco, questa è una domanda, io mi ci accodo dicendo che forse non vi aspettavate questa sollevazione popolare, che siete un po' tornati indietro su quella che era poi la decisione che aveva preso l'amministrazione. Noi abbiamo preso una decisione che la manteniamo, sì. Cioè che quella di non rompere il nucleo educativo da una parte, di non rompere la continuità educativa dall'altra, e di mettere le mani in maniera consapevole a Matrignano. Quindi su questo siamo fermi dove eravamo. La considerazione che faceva Davide prima, chiudere una scuola in astratto, ora non parlo di Matrignano, sì,
non diverte a nessuno, cioè, un buon amministratore ama aprirle le scuole, non chiuderle. Dopodiché si fanno delle valutazioni, prendere un tempo per valutare per esempio che l'adeguamento, che era la richiesta fatta, è fuori budget, perché non ha senso spendere più per adeguare che per rifare, non è un atteggiamento di tornare indietro, tra virgolette, di tornare indietro, è un atteggiamento di buon governo e di valutazione delle risorse. Fare riferimento al fatto che così noi potenziamo comunque la scuola TRIC, quindi non diminuiamo l'offerta formativa in quel territorio, non è un atteggiamento di rimandare un problema, ma è di mantenere una risposta trovando un'ubicazione che è quella del plesso madre. Quindi io credo che prendere tempo a volte significa spendere meglio e spendere bene, volendo comunque sia non mandare al macero una scuola, perché guardi che se io, noi volevamo mettere al macero Matrignano, io facevo prima, chiudevo le iscrizioni. Cioè l'unica accusa che mi è stata fatta in questa vicenda era l'unica che non mi sarebbe dovuta fare, perché l'unico modo per mettere una pietra tombale sopra Matrignano e sopra quell'offerta formativa era dire: ma io la devo adeguare, barra la devo rifare, non so quanto ci metto, non so quanto mi costa, non so come devo fare, sai che c'è, tanto la chiudo, le iscrizioni non le prendo, care famiglie andate dove vi pare. E la risposta sarebbe stata quella di dire: tu non soltanto chiudi una scuola, ma diminuisci un'offerta formativa. Noi si è fatto una cosa diversa, abbiamo preso atto della valutazione, abbiamo preso atto del fatto che rifarla costa meno che adeguarla, abbiamo preso atto del fatto che le mani ci vanno messe e ci prendiamo un tempo congruo per fare scelte condivise, ma soprattutto per fare scelte serie. L'alternativa era fare finta di niente. Andare avanti così. Andare avanti così. Ecco, questi lavori potrebbero partire l'anno dopo ancora, come diceva Alessandro Canischi e anche alcuni genitori? Posso dire, sì, non sono d'accordo, cioè è il momento di cominciare, io lo capisco, ogni parto, detta brutale, fa un po' di sangue, però poi nasce un bambino, quindi il fatto che si rimandi per avere più tranquillità intorno a noi non è una scelta che secondo me è da ripercorrere. Ci siamo presi un mese di tempo, lo dico perché poco fa abbiamo incontrato anche l'onorevole Baldassarre, sì, il quale è venuto a trovarci, al sindaco e a me, dandoci anche un supporto che abbiamo non solo gradito ma ci ha fatto piacere, perché i parlamentari del territorio, indipendentemente dalle espressioni politiche, servono a questo, e quindi è stato un incontro molto positivo. Abbiamo preso un mese di tempo perché? Perché dalla Regione dobbiamo comprendere se la richiesta di cambiamento da adeguamento a rifacimento ci permette di rimanere dentro al finanziamento, pare di sì, ma il dirigente delle opere pubbliche andrà in Regione la prossima settimana. In contatto con il capo di segreteria del Ministero con delega alla edilizia scolastica ha riunito, non per noi ma per l'Italia, un osservatorio proprio sull'edilizia scolastica la settimana scorsa. L'onorevole Baldassarre si è fatto disponibile a farci capire, non i modi, quelli obiettivamente li sappiamo da soli, ma i tempi che non sono secondari, e quindi prendiamo un tempo congruo da qui a giugno, tanto da qui a giugno nulla succede, neanche lavoro alla Tricca, perché c'è bambini anche alla Tricca oltre che a Matrignano. Quindi insomma, di fronte a un fatto che mettiamo un punto e apriamo una pagina nuova, capisco il disagio, ma credo che il peggior disagio sia quello di fare finta di nulla in prospettiva. Convince questa? No, non mi convince, primo perché ribadisco questa schizofrenia nella gestione di questa vicenda. Io vorrei ricordare che l'amministrazione comunale da un lato ha in qualche modo dato nulla osta al plesso per poter fare, diciamo, il bando per la graduatoria per assegnazione di quei posti per quei bambini, ma nel piano triennale delle opere pubbliche ha previsto l'intervento di adeguamento della scuola per 600.000 euro. Di questi 600.000 euro, 200 e rotti mila euro derivano dal contributo che diceva prima l'assessore Tanti, dal Ministero tramite Regione. Gli altri 400.000 euro, che sono le risorse che doveva mettere l'amministrazione comunale, purtroppo sono state messe a bilancio come derivanti dalla vendita di immobili. Quindi diciamo che la certezza di questo finanziamento che deve mettere l'amministrazione comunale ad oggi, stante bilancio approvato, non c'è. Perché sappiamo tutti la difficoltà del mercato immobiliare, e quindi questo vorrebbe dire che se l'amministrazione non vende degli immobili, quel progetto non viene finanziato. E poi ribadisco, qui bisogna anche sgombrare i dubbi. Allora, se la scuola è sicura, perché questo che non sia norma è una cosa, che sia sicura è un'altra cosa, perché sono scuole fatte prima di entrare in vigore di alcune norme, quindi è chiaro che non sono norma per le nuove. Tutte le scuole non sono
adeguate alle ultime normative. Allora, quindi, se la scuola è sicura, io non vedo cosa osta a iniziare i lavori l'anno prossimo invece che questo estate, ribadendo il fatto che non, l'amministrazione comunale non è pronta a far partire i lavori, ma non perché, perché non è pronto il progetto, non è stato approvato in giunta il progetto, non c'è un progetto neanche definitivo, tanto meno esecutivo. I tempi per poi fare una gara per, di lavori per questi importi non sono 10 giorni, quindi si inizierebbe, si priverebbe i bambini e i genitori della possibilità di utilizzare quella scuola che è sicura, a quanto ci dicono, ma senza che poi i lavori possano iniziare in, in tempi ragionevoli. Allora, quindi, ecco, ripeto, non vedo, non capisco questa indisponibilità, fermo restando che, ma chi è che è contrario a adeguare quella scuola? Questo vuol rifare, noi quello siamo completamente d'accordo, e non sono d'accordo neanche con quello che diceva prima Davide, nel senso che strano, la dialettica è piacevole, certo, per Davide, però non si può ragionare solo per accentramento, e, cioè, secondo me la presenza di quella scuola in, in quel posto è importante, e non lo dice per consenso politico, perché comunque non è vero che, non, che tutti i genitori o tutti i nonni, perché spesso ci dimentichiamo che sono anche nonni che accompagnano i bambini a scuola, quindi non è vero che li portano tutti con la macchina, è una zona, come diceva prima l'assessore Tanti, che è stata negli anni, ha avuto una grande espansione urbanistica, quindi secondo me la presenza e il mantenimento di quella, di quella, di quel plesso è necessario. Ripeto, siamo d'accordo sul fatto che magari venga completamente rifatta e non adeguata. Allora, prima di allargare il discorso poi a, anche alla situazione, no, delle, delle altre scuole, ecco, questi 400.000 euro che diceva Caneschi, l'incertezza di questi 400.000 euro, se poi non arrivano, se, o da questa vendita di immobili, che succede? La prima cosa certa sono i tempi. Chi ha amministrato più a lungo di me, quindi guardo un po' la mia parte sinistra, sa benissimo che i tempi dettano la certezza delle risorse, perché purtroppo non è che c'è un grande affollamento di risorse, quindi quando ancora il tempo è incerto si fa una cosa di buon senso, e cioè ci si mette il piedino, come si dice in termini tecnici, cioè si dice che si vuol fare, ci si mette comunque una posta di bilancio, cioè ci si mette comunque l'apertura. Cioè, più si va avanti nel tempo, più si parla di questa cosa, più emerge un fatto: la buona volontà assoluta della Giunta Ghinelli di fare di tutto per mantenere il presidio, perché è nel piano delle opere pubbliche, perché le iscrizioni le abbiamo aperte, perché vogliamo sistemare Tricchi in maniera da non rompere un nucleo educativo, perché non diminuiamo l'offerta formativa. Detto questo, arriva il giorno in cui le cose si fanno. È arrivato. Ci sono altre situazioni come Matrignano? Cioè che richiederebbero interventi? Beh, insomma, l'analisi degli edifici pubblici in ambito scolastico e non solo è un'analisi che l'assessore, il vice sindaco Gamurrini sta portando avanti e credo che abbia anche concluso. E qui dice bene Caneschi, cioè il non essere a norma non vuol dire non essere sicuri, anche perché, voglio dire, noi abbiamo aperto questa scuola negli ultimi 2 anni, per gli ultimi 10 l'ha aperta al PD, quindi non è che diventa insicura perché mo sono assessore io. Quindi voglio dire, cioè poi bisogna avere anche questa entità, volta strada. Apre anche le scuole questo PD. Quindi voglio dire, non, poi le esternalizza, insomma. Però ecco, da questo punto di vista... poi io la polemica politica non solo la capisco, ma l'apprezzo, ho fatto l'opposizione tanti anni, sicché manco mi arrabbio. Però, detto questo, non è che una scuola diventa insicura in un mese o in un anno e mezzo. Che ci sia la possibilità di tenere i ragazzi in tranquillità lì è un fatto che va sopra la testa di chi lo fa, perché c'è sempre un prefetto, a un certo punto, se è matto il sindaco, è matto l'assessore, è matto il vice sindaco, qualcuno normale ci sarà, quindi a partire dal dirigente che è il datore di lavoro. Quindi, questa è una situazione di tranquillità. Essere tranquilli non vuol dire far finta di nulla. Ecco, forse da questo punto di vista è un po' cambiato, non il metodo, ma un atteggiamento in cui il fatto che siamo tranquilli non vuol dire che si può pensare di esserlo fino alla fine dei nostri giorni. Ecco. Davide. No, io di nuovo invece ribadisco che forse, a parte mi ha stupito tutta la partecipazione di tutta quella gente, perché in questa città sono successi fatti molto più gravi e molto più pericolosi, non si è mosso nessuno, e mi stupisce, però il consiglio
che voglio dare, mi permetto di dare sia all'assessore. Allora, lì abbiamo in un punto strategico la scuola elementare tra Staggiano e la Martionna, di fatto. Allora, io credo che se questa scuola deve essere ricostruita, veramente spostatela di là, unitele, anche perché come succede alla Tricca, è molto meglio avere un bel complesso tutto unito, credo ci siano delle sinergie, dei risparmi. E ribadisco, dove è ora? A piedi non ci va nessuno, perché c'è da attraversare via Anconetana, c'è da fare tutto un tratto di via Anconetana, escluso quel gruppo di case di Matrignano, che non so quanti bambini abbiano, ma credo pochi. Il resto devono fare via Anconetana, non c'è né marciapiede, non c'è, è una strada molto stretta, quindi lì non ci va nessuno a piedi. Allora io credo che spostandola di qua dal fiume praticamente, in qualunque punto, ma accanto alla scuola di Staggiano, che è veramente in un punto strategico, credo che si farebbe un servizio a tutta quella popolazione. Quindi senza far tanta demagogia, se una struttura è in un punto che comunque non è più funzionale, credo che si sposta, e ci vuole anche il coraggio di certe scelte di farle e andare fino in fondo. Aggiungo una parte che è proprio tecnica: il cambiamento della richiesta di finanziamento da adeguamento a rifacimento permette anche nel caso in astratto una logistica diversa, cioè tu puoi, se la devi adeguare e quella è, se la devi rifare all'interno di un medesimo contesto puoi rifarla esattamente lì o anche un po' più in là. Quindi anche questa strada che stiamo percorrendo di chiedere la possibilità di passare da adeguamento a rifacimento permette certamente in via prioritaria il rifacimento di quello immobile lì, ma permette anche parte della regola di queste trasformazioni anche una valutazione di ordine diverso. Ecco perché ci vuole tempo e bastano 3 mesi. Si è parlato di la scuola, ci deve andare uguale. A proposito di scuola, si è parlato di rivoluzione scuola, no? Così in alcuni comunicati del Comune di Arezzo, soprattutto anche negli aiuti alle famiglie, nell'accesso alle scuole. Ecco, che cosa cambia? Che cosa cambierà? Tra l'altro c'è l'Open Day proprio sabato. Ma dunque, il più grande cambiamento, che è un dato tecnico che non dipende da noi, nel senso che scadevano i bandi delle scuole proprio nel 2017 di esternalizzazione, il più grande cambiamento che segna, devo dire, poi il passo da questo punto di vista, caratterizza la Giunta Chinelli, è che dopo diversi anni in cui ai pensionamenti non seguivano assunzioni, noi nel giro di 2 anni abbiamo portato a casa 13 nuove assunzioni, 7 lo scorso anno e 6 le abbiamo deliberate proprio martedì scorso nell'ultima giunta nel fabbisogno del personale. Questo devo dire anche complice il fatto che nel frattempo le norme cambiate ci ha permesso di assumere personale educativo senza intaccare il turnover dell'altro personale, perché noi abbiamo 2 priorità, una è la Polizia Municipale e l'altra è il settore educativo. Se le 2 cose si sommavano ci avrebbero creato alcune difficoltà, quindi qui abbiamo avuto anche un po' di fortuna, lo ammetto, però abbiamo avuto anche la volontà. Quindi noi nel giro di 2 anni abbiamo di fatto assunto 13 nuovi educatori che vanno a irrobustire il settore, perché nel frattempo 13 persone sono andate in pensione, il che 2 cose dice. Una è che comunque sia riusciamo a immettere forze giovani all'interno del personale educativo che fa riferimento al comune, il che è comunque una buona cosa. 2, che la promessa fatta in campagna elettorale dal sindaco Chinelli, che era quella di non continuare l'esternalizzazione, perché un sistema educativo integrato ha bisogno di un nucleo forte di proposta diretta da parte dell'amministrazione, anche se c'è bisogno, come in questo caso, di un nucleo affidato alle cooperative. Noi così abbiamo congelato il sistema, cioè tanti vanno in pensione, tanti riassumiamo. Questo è un segno dei tempi molto nuovo. Io non so quante assunzioni negli ultimi anni, quindi non negli ultimi 5, ma proprio anche negli ultimi 10 sono state fatte, ma io dico quello che abbiamo fatto noi in 2 anni, 13 persone, il che vuol dire anche, ripeto, ammodernare quel settore e quindi quel nucleo di persone. 2, abbiamo finalmente convenzionato tutto il sistema, cioè nella città di Arezzo ci sono scuole validissime che non fanno solo riferimento all'amministrazione comunale ma anche a settori privati di ogni orientamento, erano accreditate, cioè vuol dire che
potevano esercitare con tranquillità, perché avevano tutte le caratteristiche per farlo, non erano convenzionati, quindi voleva dire che rimanevano fuori da quello che è l'occhio comunque sia vigile dell'amministrazione, che qui ha due ruoli, gestisce e controlla, gestisce una parte e controlla il sistema. Noi abbiamo convenzionato il 100%, il che vuol dire garantire alle famiglie una libertà di scelta maggiore. La terza innovazione è quella che nell'arco di età dei piccoli, non dei piccolissimi, cioè non dai 3 mesi fino ai 6, ma dai 6 mesi in avanti, noi abbiamo azzerato le liste di attesa. Non in tutto il sistema, in una parte consistente. Il che vuol dire che intanto le scelte fatte rispetto per esempio ad alcune chiusure, cioè io sono una che quando c'è bisogno le scuole le chiude, noi la scuola, il CEDO l'abbiamo chiuso perché abbiamo visto che la domanda non era tale da garantire, da necessitare quella struttura, l'abbiamo chiusa, liste d'attesa zero perché quella era la fascia d'età e abbiamo aperto un altro servizio che è il babysitteraggio qualificato, quindi il coraggio l'abbiamo laddove i numeri ce lo dicono. Il risultato di non avere liste d'attesa in una gran parte del settore ci è sembrato un risultato piuttosto positivo, che certamente non nasce in questi ultimi 2 anni ma che trova compimento nelle ultime scelte. Allora, 30 secondi, se questo è un po' il fatto delle esternalizzazioni, questo cambio di passo oltre alla legge, se è diciamo un po' la smentita di quella che era stata la politica del comune precedente. Ma intanto il fatto che sono state possibili le assunzioni, cosa che prima negli anni precedenti era non bloccata. È stato possibile, era perché appunto c'era il blocco e questo da una parte non è una cosa, un aspetto criticabile rispetto all'operato dell'amministrazione. Io personalmente non parlerei neanche di esternalizzazione perché si parla di in passato e anche attualmente ci sono alcune scuole che, il cui servizio è affidato alle cooperative sociali, quindi non è una esternalizzazione tout court del servizio, perché comunque gli indirizzi comunque erano e rimangono da parte dell'amministrazione comunale. Quindi io non sono contrario in senso assoluto al fatto di dare in gestione questi servizi alle cooperative sociali. Devo dire che negli anni i risultati sono stati molto positivi e anche apprezzati da parte dei genitori. E, detto questo, ecco, da questo punto di vista penso che l'importante sia che il servizio venga garantito nel maggior modo possibile e che sia da risposte ai cittadini. Poi, ripeto, il Comune secondo me sempre più dovrà svolgere una funzione di controllo e di indirizzo, meno quella di essere operativo. Allora, sì, velocissimo. Questo è vero, infatti bisogna dire che i dati di valutazione del servizio vedono la soddisfazione dell'utenza anche laddove non c'è la gestione diretta, perché sennò diciamo cose che non sono vere. Ecco. C'era un rischio però, e cioè che continuando in quel percorso di affidamento presso le cooperative perdevamo alla fine il nucleo centrale che era quello che dà poi il ritmo alla scuola, quindi esternalizzare non è di per sé una cattiva cosa, diventa una cattiva cosa quando tu perdi il servizio perché esternalizzi tutto e non ti rimane un nucleo di riferimento, quindi è l'equilibrio delle cose, non è tanto una posizione ideologica, figuriamoci. No, ma ripeto, non era stato possibile negli anni precedenti assumere, come ha ricordato l'assessore, quindi anche volendo qualche volta sono anche obbligate, insomma. Allora, tra poco noi parleremo di anziani, però siccome abbiamo l'assessore Tanti che adesso ci lascerà, tra poco avremo il cambio di ospiti di argomento, però appunto visto che abbiamo l'assessore e faremo riferimento anche a quanto è successo a Campoluci con questa struttura sul quale insomma avete letto c'è stato l'intervento e quindi anche la chiusura, questa struttura per anziani che si può definire in vari modi, insomma però non cadiamo nel tranello di una definizione univoca, però abbiamo raccolto delle voci insomma di malcontento, ci sarà il TAR che si esprimerà, c'è stato un esposto alla magistratura, ecco perché si è arrivati ai provvedimenti che poi sono stati presi. Ma c'è un'indagine in corso, quindi consiglio a tutti di parlarne poco, però un fatto è un fatto, cioè che alcuni approfondimenti ci hanno portato a ritenere in termini di diritto che non fosse una struttura che avesse una configurazione per quello che stava facendo e quindi abbiamo seguito un percorso di regola e su questo, quant'anche non sia simpatico, le regole sono regole, si rispettano sempre e comunque, come dire, chi ritiene che quell'approfondimento di diritto non fosse suffragato ha tutto il diritto di fare una controdeduzione. Vedremo, sta di fatto che ci è arrivata una segnalazione, più di una per la verità, di fare un approfondimento, l'abbiamo fatto e non tutto era come avrebbe dovuto essere.
Grazie all'assessore Lucia Tanti, grazie ad Alessandro Caneschi, voi grazie. State qui fermi e che dopo la pubblicità appunto parleremo, dopo aver parlato di bambini, invece degli anziani, dei problemi ovviamente che ci sono nella loro gestione. A tra poco.